Ciao a tutti da GGR Studio, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nostri video caricati. Oggi, dal mio corso professionale, prendiamo spunto da una lezione relativa alla autocostruzione di un microfono subkick ed adatto alle riprese delle frequenze più basse e scure della cassa della batteria, oppure quelle emesse dall'ampli del basso. Per costruirlo avremo bisogno di un cono da ampli per chitarra, da 10 pollici o più grande. Nel nostro esempio ho utilizzato un cono Celestion da 12 pollici modello G12 da 70 watt a 8 ohm di un cavo XLR professionale tagliato a 50 cm circa, di un connettore XLR maschio, un saldatore professionale, dello stagno, una forbice per tagliare e scoprire i cavi ed un cavo termorestringente per proteggere le saldature. Prima di tutto prepariamo il cavo scoprendo i fili rosso e blu e tagliando via la calza di rame a protezione esterna su entrambi i lati. Accendiamo il saldatore e bagniamo le estremità dei cavi con un po' di stagno. Apriamo quindi il connettore e infiliamo il cappuccio esterno nel cavo e la guaina termorestringente. Saldiamo quindi il cavo rosso sul pin 2 ed il cavo blu sul pin 3 del connettore. Avviciniamo il termorestringente e scaldiamolo fino a coprire le saldature come si vede in foto. Chiudiamo ora il connettore. L'altro lato del cavo dovrà essere saldato con il blu sul negativo ed il rosso sul positivo, indicati appunto con più e meno sul cono. Avviciniamo l'altro pezzo di termorestringente per proteggere l'estremità del cavo e con una fascetta in plastica lo fissiamo sul cono per evitare che si distacchi o si danneggi durante il trasporto. Siamo pronti ora a collegare il cono all'ingresso mic della nostra scheda audio o del preamplificatore e verificarne il funzionamento martellando leggermente sul bordo come si vede nel video. Qualora il segnale fosse troppo forte, dovremmo adottare un sistema di riduzione montato in alcuni connettori come quello Neutrik mostrato in foto, oppure utilizzando una DI con il pulsante pad per la riduzione del gain. In genere questi accorgimenti riducono il segnale da 15 a 20 dB. Posizioniamo il nostro cono fissandolo ad un'asta per microfono, magari utilizzando delle fascette di plastica, di fronte alla cassa della batteria ed in accoppiata con un mic da cassa registriamo i due segnali al fine di ottenere una cassa potente e definita come siamo abituati a sentire negli album professionali. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice e professionale. Affronteremo mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!